A cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarni, il sinistro! Bene, Sorgente, il dribbling tutto fatto, Sorgente! Va Carbone! Italo, prova Bezzuoli in avanti, Bezzuoli prova a girarsi, a destro! Ferretti con Mancino! È tutto pronto qui per la sfida tra Sbovic e Camerlingo. Alla fine Cacciavuoti perde palla per Cuomo, la rete di Cuomo, inizia subito l'1-0 dei Sbovic, rete di Cuomo a battere il numero 10, la rete del numero 10 Baiano, subito il pareggio di Sbovic. Cacciavuoti, poi Camerlingo, prova il destro Camerlingo, la rete del 2-1 per i Dark Knights, la rete di Camerlingo da centrocampo. Ottimo qui De Vivo, sbaglia, quindi può ripartire Faiella, sbaglia l'appoggio, poi Sarni il sinistro, Caboli, buona la parata di Caboli in questo frangente. Toscano sbaglia, quindi Azzetta appoggia a De Vivo, il destro di De Vivo, e c'è il 3-1 Dark Knights, gol di De Vivo. Non può nulla Fabi, il Sanza ravvicinata. Toscano a cercare Faiella, il tacco per Laudano che si divora un gol davvero facile. Ora Toscano, dribbling di Toscano, poi tiene la palla in campo Toscano, ancora il dribbling, prova il destro Toscano, palla di poco al lato Cuomo, poi Baiano, quindi Iazzetta, prova il destro deviato, palla che finisce in angolo, poi Toscano, quindi Camerlingo per De Vivo. De Vivo prova qui il destro, palla che destro di Laudanno, palla di pochissimo al lato Cuomo, poi intercetta la palla Camerlingo, il dribbling ancora Camerlingo, palla per Baiano, il destro di Baiano deviato e Fabi riesce a far ripartire Sarni. La palla finisce poi al capitano Cuomo che non riesce a tenerla in campo. Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 3-1 in favore dei Dark Knights. Tutto pronto per il secondo tempo tra Sbovje e Dark Knights. Punteggio di 3-1 in favore dei Dark Knights. Tra Laudanno col Toscano col destro, palla. Il gol di Laudanno, 3-2, trovano ancora il recupero gli Sbovj, lungo la palla di Camerlingo, Iazzetta di testa, Fabi riesce a bloccare, quindi può ripartire Cuomo,
Cuomo fermato, poi riesce a servire Faiella, esce Caboli. Andrà Iazzetta col destro. Palla in corner Toscano, poi Laudanno, il dribbling Laudanno, caccia vuoti, chiude all'ultimo secondo. Baiano col destro, Cuomo riesce a togliere la palla proprio dalla porta. Cuomo al centro, poi Toscano, buono lo stop. Toscano, Faiella, attenzione, calcio d'angolo. E il gol su calcio d'angolo, davvero stupenda la rete. Quindi è pareggio 3-3 tra Sbobj e Dark Knights. Davvero ottimo il pareggio degli Sbobj. Tutto per tutto. Baiano, caccia Puoti. Poi Camerlingo al centro, attenzione, c'è De Vivo, Fabi, poi Camerlingo per Iazzetta. Cosa si è mangiato Iazzetta? Siamo qui con Toscano, il migliore in campo di questo scontro, finito di 3-3 tra Sbobj e Dark Knights. Raccontaci un po' com'è andato questo match. Vabbè, diciamo che l'avevamo presa un poco sotto gamba e abbiamo rischiato troppo. Sì. Soltanto l'unico dispiacere è il fatto che purtroppo il nostro portiere non c'era, abbiamo preso il secondo portiere che diciamo non è in realtà un portiere, quindi abbiamo subito due gol un po' diciamo ripetibili. Senti, tu hai fatto un bellissimo gol alla fine che ha portato al pareggio proprio nel finale, però comunque è stata una partita molto combattuta. Sì, è stata combattuta appunto perché comunque non avevamo il portiere, siamo un po' meno sicuri, però l'abbiamo giocata bene e siamo riusciti ad agguantare il risultato. Comunque avete portato a casa un punto, ma adesso cosa pensate di puntare in campionato? Dobbiamo puntare sempre comunque adesso a vincere gli scontri diretti con quelli che sono sopra di noi, perché comunque penso che con la squadra al completo possiamo lottare per il titolo. Va bene, grazie Toscano. Ciao.